Loro c'hanno quel piccolo, 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 piccolo signoria. A noi ha dato il mondo. È qua, è scritto qua. A noi il Signore ci ha dato il mondo. Un resto. Sai quando c'è uno? Qua regno io, il mio regno, la mia signoria, la mia autorità. Ok. Vai. A noi il Signore ci ha dato il mondo, il resto. Dice poi che la promessa di essere erede del mondo, erede del mondo. Fratelli, è una cosa meravigliosa. A noi ha dato il Signore di più di quello che noi pensiamo. Tu pensavi di avere un'eredità, come figlio di Dio? Io sì. Tu lo pensavi? Molti non lo pensavano. Ecco, ora io vi sto leggendo il Testamento. Ti interessa sapere quella che è la tua eredità? Vuoi sapere qual è l'eredità che ti è stata data? Chi lo vuole sapere? Per capire perché. E allora, apriamo. La promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo e alla sua progenie, che siamo noi medesimi. Medesimi noi. Noio. Siamo noi, la progenie. Noi siamo eredi del mondo. Alcuni sono eredi di pezzettini, piccole aree. A noi il Signore ha voluto dare il mondo intero, il mondo intero. Non fu fatta ad Abramo e alla sua progenie in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché se quelli che sono dalla legge sono eredi, la fede è resa vana, la promessa è annullata. Poiché la legge genera ira, ma dove non c'è legge, non c'è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede. Cioè per fede noi siamo eredi del mondo. Cioè per fede noi ci possiamo prendere l'eredità. Tu sai che per legge tu devi andare a chiedere, a esercitare il tuo diritto. Io questa sera voglio esercitare il mio diritto, erede del mondo. È una parola forte, ma che facciamo? Perché è forte, diciamo no. A noi è data l'eredità del mondo, cioè di portare il regno nel mondo. Ci è dato l'autorità al Signore. Dice che non viene dalla legge, ma dalla fede. Guardate, fratelli, dalla fede. Dice, per fede noi otteniamo e riceviamo dalla fede, per fede. E noi per fede siamo qua. Perché siamo qua? Per la legge o per fede? Perché stiamo esercitando qualche articolo dello statuto dell'associazione? No, siamo qua per fede. Tu stai esercitando la fede, tu stai praticando la fede, stai dimostrando con la tua azione questa sera che ciò che è scritto è vero. Cioè stai inverando le promesse di Dio. Sei cosciente? Tu questa sera stai ubbidendo alla legge, non della legge, della scrittura, ma dello spirito.
Stai camminando per fede. Tu sei venuto per fede, io sono qua per fede, perché credo. Credo di aver ricevuto un ministero, credo di aver ricevuto un mandato. E tu credi o non credi? Credi. È per fede che otteniamo, dice, per fede ci viene dato. Per questa fede noi riceviamo. E per fede noi riceviamo la promessa. Cioè, per fede riceviamo la promessa di Dio di ottenere ogni cosa per fede. La guarigione è per fede. La liberazione è per fede. Perciò l'eredità è per fede, cioè noi otteniamo l'eredità delle promesse per fede. Perciò dice, quando chiedete, credete di aver ricevuto e lo otterrete. Non è scritto così? Quindi significa che noi dobbiamo esercitare la fede e credere, dimostrare con le nostre azioni. E la fede in Gesù Cristo, perché Egli è il remuneratore della fede, perché la fede ti verrà remunerata, dice, non dal vicino, non dal pastore. Non dall'apostolo, non dal profeta, dal Signore Gesù Cristo in persona. Le promesse, il remuneratore della tua fede è Dio che interviene e cambia ogni cosa. Gloria a Gesù Cristo. In Lui c'è il potere di cambiare le cose naturali, fratelli. In Lui c'è il potere. Ma noi dobbiamo prenderci questa eredità, le promesse che ci spettano per fede. Dobbiamo riconoscere che le negatività, le malattie, gli elementi negativi non sono da Dio, vengono dal maligno. Quando noi riconosciamo la giusta autorità, la giustizia davanti a Dio, quando tu riconosci la deità di Dio e riconosce il male per il male, Dio può intervenire. A volte Egli non può intervenire perché tu non gli dai l'autorità, non lo riconosci. Quante volte ho dovuto sentire, ma Dio permette. Cioè, come se la malattia è voluta da Dio. Non c'è una malattia che è voluta da Dio, fratello. Sapete? Non esiste. Il male non viene da Dio. Problema spirituale. Non viene da Dio. Tu pensi che viene da Dio? Dice, ma Dio, se Dio li permette, quindi quando uno parla così, che cosa c'è? Perplessità, sfiducia, incredulità. Dice, però io ho pregato. Tu non mi ha risposto. Quindi non è Dio per te, chi è Dio? Bisogna riconoscere l'autorità, devi riconoscere che il male viene dal maligno, viene dal diavolo e il diavolo entra quando noi lo facciamo entrare, fratelli. Lasciamo le porte aperte, lasciamo le serrande aperte. Entra, già sì. Entra.
Egli è un ladro, un devastatore, un distruttore, uccide, distrugge. E mette il suo potere, il peccato, tum, il potere del peccato, la schiavitù. Egli installa il suo potere nelle anime attraverso il peccato. Regna attraverso il peccato. Tiene schiavi gli uomini attraverso il peccato. Gli dà piacere, poi il prezzo del peccato, il salario del peccato. Qual è? Non sai qual è il salario del peccato? Spagnolo dicono la muerte. Il salario, il frutto, come lo vogliamo, del peccato, è la morte. Gloria a Gesù Cristo. Sto male. Il male, da dove viene il male? Dio lo permette, Dio non permette, è l'uomo che lo permette. Siamo noi. Quando noi riconosciamo, quando noi riconosciamo davanti a Dio, ecco che gli interviene. Può intervenire perché tu gli stai dando autorità quando tu riconosci l'autorità di Dio e riconosci la verità che il male non viene da Dio, il male viene dal maligno e chi l'ha fatto entrare sei tu, non il Signore. Chi ha lasciato la porta aperta, Ciasi, sei tu, Ciasiti. Entrate, entrate. Lode a Gesù Cristo. Sappi che quando il nemico entrerà è un distruttore, è un devastatore, è un ladro. E poi alla fine uccide, ruba, distrugge e uccide. È il nemico, il peccato. Egli deve regnare col peccato, perché deve distruggere, deve consumare l'anima e il corpo. Attraverso lo spirito egli distrugge l'anima e il corpo. Lode Gesù Cristo. Signore, liberaci. Signore, noi ti riconosciamo questa sera come Re e Signore. Padre, e riconosciamo che il male viene dal maligno, viene da Satana e dal diavolo. Padre, noi ti confessiamo di essere dei peccatori, ti chiediamo il perdono dei peccati. Io ti confesso di essere un peccatore e ti chiedo il perdono dei peccati, Padre, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Noi ti vogliamo riconoscere, Padre. Riconosciamo la tua deità, Padre. Riconosciamo la tua autorità, Signore. E riconosciamo che il male non viene da te, che tu non permetti il male, ma che siamo noi, Padre, nei nostri limiti umani, permettiamo il male, Signore. E noi ti confessiamo, Signore. Ti confessiamo ogni male, Signore. E ti chiediamo il perdono dei peccati, lava e purifica la nostra vita, la nostra anima, il nostro corpo, liberaci, Signore, dal peccato, liberaci dal potere, dall'iniquità del peccato e metti la guarigione nei nostri corpi, nelle nostre famiglie, nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. E per fede. Come otteniamo tutte queste cose? Per fede, fratelli.
Per fede siamo eredi, per fede siamo figli, per fede esercitiamo ministeri, autorità, per fede cacciamo i demoni, per fede preghiamo per la guarigione, per fede otteniamo, fratelli. Gloria a Gesù Cristo. Per fede otteniamo. Alleluia. Egli è il remuneratore della nostra fede, della mia fede. Egli è il remuneratore, ripeti insieme a me, egli è il remuneratore della mia fede. È il remuneratore della mia fede. Egli è il remuneratore della mia fede. Se tu eserciti la fede, chi ti sosterrà? È il Signore. Per fede Gesù camminò sulle acque. Per fede Pietro camminò sulle acque. Ho sentito pure che qualcun altro camminava sulle acque. Amen. Cioè, è vero, se noi crediamo possiamo camminare sulle acque. Per fede. Sai come? Per fede. Lode a Gesù Cristo. Possiamo chiedere l'impossibile di Dio. Ed egli ci farà vincere il soprannaturale. Lode a Gesù Cristo. Alleluia. Guardiamo a Gesù. Pietro guardò a Gesù, camminò sulle acque. Appena tolse lo sguardo da Gesù, affondò. Noi veniamo sostenuti dalla sua parola, dalla fede, dalla sua parola di fede. Ma se guardiamo le circostanze, affonderemo. Se guardiamo a Lui e crediamo nella Sua parola, otterremo la guarigione, la liberazione. Giusto, Mauro? Ma se guardi le circostanze, affondi. Lode Gesù Cristo. Tranne. A lui è dato. Alleluia. Ma nel nome di Gesù Cristo egli ci sostiene. Chi ci sostiene è il Signore. La parola della fede. Se tu chiedi con fede lo otterrai, dice. Hai un bisogno? Chiedi con fede. Guarda Gesù, chiedi con fede e tu riceverai risposta perché Egli è il remuneratore della fede. Guarda solo a Gesù, tu, tuo sguardo su Gesù. Non guardare le circostanze, non ascoltare Gesù. Che dice, che dice, che dice? Io credo in Gesù Cristo. Io credo in Gesù Cristo. Credo nella sua parola che ha detto per me, vita, vita. Morto, morto, vita, basta, voglio sentire. Morto, morto, vita, 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 guarigione, salute. Ascolto. Resto. Lode Gesù Cristo. Guarda Gesù. Focalizza l'obiettivo. Guarda Gesù Cristo. Metti come obiettivo della tua vita. Metti come senso della tua vita. Fare la volontà di Dio su questa terra e il resto ti sarà dato. Cerca il suo regno e la sua giustizia.
cerca il suo regno. Noi stiamo facendo prove del regno, prove del regno. Facendo queste prove, noi vediamo che escono fuori le carnalità che non sopporta, che non perdona, che non accetta. Mugugna di qua, mugugna di là. Ma tu vuoi entrare nel regno? E la porta è stretta. Nel regno la porta è stretta. La via, la porta che ci fa entrare nella vita è stretta. Bisogna dimagrire. Bisogna lasciare tutto quello che ci appesantisce. Quella che porta alla morte eterna e larga. Dice larga e spaziosa, invitante. Dice fum, fum. Quella che porta alla vita. Ma porta alla vita. Lode Gesù Cristo. Io voglio cercare le cose che portano alla vita. La via della vita. Cerca la via della vita. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Anche se confliggerà, io dico Signore, anche se confligge con i miei interessi. Padre, tu hai sempre ragione. Per me il Signore ha sempre ragione. Tu hai trovato uno che non dirà mai, non farà mai una contesa col Signore. Tu hai davanti uno che se c'è qualche cosa io mi arrendo. Gesù, tu hai ragione. Chi sbaglia sono io. Tu sei la verità. Tu sei la vita. Tu sei la via. Io mi devo adeguare a te nel nome di Gesù Cristo. Per entrare nella via, per essere nella verità e per ottenere la vita. Lode Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Chi sente può pregare. Alleluia. Alleluia, alleluia. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Padre, noi ti adoriamo, ti ringraziamo, perché tu sei il fedele, tu sei colui che risponde alle preghiere, Signore. Signore, grazie per ogni cosa. Grazie per come intervieni nei nostri bisogni, nella nostra vita, Signore. E noi ti vogliamo servire, Padre, ti vogliamo adorare, vogliamo cercare di fare la tua volontà, Padre, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo.